Se mi vedete sudare come non mai, scusate, ma fa caldissimo, ma nonostante tutto, io sono ancora qua. Beh, già, citazione originale, eh? Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno altre trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto, si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. E lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come la Nacchi Copinelli, che vola dalle finestre della questura di Milano, oppure come l'editore Feltrinelli, che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti i suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro. Ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che fa impallidire tutto il resto, per cui chi se ne frega. Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte di questo Peppino impastato? Adesso fate una cosa, spegnetela questa radio, voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso. Quello che non aveva Peppino. Domani ci sono i funerali. Voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma no perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza. Perché ci identifica. Perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo. Sei stato un nudo mescato con niente. Lo so, sembra che puntualmente tra puntate ufficiali e io recensisco, io vi dia appuntamento per raccontarvi a modo mio storie di mafia. Leggendo il titolo di questo episodio, sicuramente alcuni di voi avranno pensato: ecco, l'ennesima persona che tenta di trovare del moralismo sugli uomini che hanno combattuto la mafia in Sicilia, che vuole parlare di Falcone e Borsellino come se lui fosse l'unico a ricordarsene e che voglia ricordare a tutti che è sbagliato generalizzare l'intera Sicilia per questa macchia che la identifica da sempre. Non è così. Io dico soltanto una cosa, ed è un mio pensiero. La forma di rispetto più grande che possiamo portare a chi veramente ha scritto la storia combattendo per un valore così inimmaginabile è quello di non autoproclamarci paladini della giustizia italiana soltanto perché crediamo di sapere come siano andate veramente le cose o perché conosciamo alcuni nomi di quelli che sono stati vittime. Quindi io, come ogni volta, oggi sono qui solo ed esclusivamente per onorare questo grandissimo lavoro qual è i 100 passi. Tutto il resto è soltanto a vostra libera interpretazione e credetemi, dando il giusto peso alle parole, vi accorgerete che è una delle cose più belle che ci è concessa, perché come l'aria nessuno può togliertela. La storia di Peppino impastato
la conosciamo tutti. E per chi non la conoscesse, la dovrebbe conoscere. Prima o poi. Il film è... parla di... ecco, è questo il problema. Il discorso di cui parlavo all'inizio. Ci sono situazioni in cui non serve dire ancora una volta ciò che già è stato detto in maniera impeccabile. Perché andremo a snaturare la potenza di un messaggio inviato in un modo così unico come ha fatto Peppino in passato. Quindi io direi, chiudiamo questo episodio con le sue parole, che credo sia la cosa più giusta. Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte, poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i balconcini. La gente ci va ad abitare e ci mette le tendine, i gerani, la televisione. E dopo un po' tutto fa parte del paesaggio. C'è, esiste. Nessuno si ricorda più di come era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Allora, invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni e ste fissarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. È importante la bellezza. Da quello scende giù tutto il resto.